Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura l'ultimo saluto di Pescara al presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara, Daniele Becci, che è scomparso sabato sera a causa di un malore. Il corteo attorno alle 15 è arrivato nella chiesa di Sant'Antonio, a partire dalla rotonda di Piazza Muzzi è stato fatto tutto il tratto a piedi, tante le persone, tanta la commozione per l'addio ad un grande esponente dell'economia pescarese. Andiamo a vedere insieme il servizio. Una grande folla ha dato l'ultimo saluto a Daniele Becci, il presidente della Camera di Commercio di Chieti e Pescara, scomparso lo scorso sabato 6 gennaio a causa di un malore. La salma ha lasciato la camera ardente allestita nella sede dell'ente camerale attorno alle 14:30 per raggiungere la chiesa di Sant'Antonio, con un corteo che ha attraversato il centro città a partire da Piazza Muzzi e fino alla chiesa. Becci aveva 63 anni, era nato a Senigallia, in provincia di Ancona, il 16 dicembre del 54. Per due mandati è stato presidente della Cassa Edile di Pescara dal 2001 al 2002 e poi dal 2008 al 2009. Dal 2001 al 2007 è stato anche presidente dell'ANCE Pescara e nello stesso periodo vicepresidente dell'ANCE Abruzzo. Poi il ruolo di vicepresidente in Confindustria Pescara dal 2007 al 2014 e l'impegno nella Camera di Commercio, di cui nel frattempo era diventato presidente nel 2009. L'ultima soddisfazione di Becci è stata l'elezione alla presidenza della Camera di Commercio di Chieti e Pescara, di cui parlava come un traguardo storico dopo un iter travagliato per unire le due anime dell'area metropolitana. Alla cerimonia funebre in una chiesa gremita hanno partecipato semplici cittadini, rappresentanti dell'imprenditoria e dell'economia abruzzese ed esponenti delle istituzioni, i sindaci di Pescara e Chieti, Alessandrini e Di Primio, il presidente della provincia di Pescara Di Marco, il governatore della regione Abruzzo D'Alfonso e tutte le autorità militari, civili ed ecclesiastiche, oltre ai vessilli di varie città della provincia con i relativi sindaci con la fascia tricolore. Questo il ricordo del sindaco del capoluogo adriatico Marco Alessandrini. Daniele Becci per me è stato un arcipescarese, cioè interpretato al meglio vizi e virtù nostrani, generosità, passione, talento, un grande cuore che purtroppo lo ha tradito troppo giovane. 63 anni sono veramente un'età in cui è proprio si è ancora giovane, si è ancora tanto da dare. Una notizia che ci ha sconvolto. Pescara non sarà più la stessa, perché lui è un po' come, non so, l'elefante di Piazza Salotto, per intenderci. Era uno che stava sul pezzo, ha lasciato un segno che è visibile nelle tante manifestazioni d'affetto, di riconoscenze che gli vengono tributate in queste ore. Come amministrazione comunale di Pescara avevate portato avanti negli ultimi anni con la Camera di Commercio importanti battaglie per il porto, per il Marina di Pescara e non solo? Da ultimo mi viene in mente il grande successo delle manifestazioni natalizie, il progetto Luci d'Artista, quest'anno, l'anno precedente, insomma un solco, un percorso che abbiamo iniziato con Becci presidente e che dovremmo continuare con la Camera di Commercio, che certamente adesso si trova orfana di un gigante e dovrà fare naturalmente uno sforzo. Oggi è il momento però del ricordo, dell'abbraccio affettuoso nei confronti della vedova e dei figli, di una comunità intera che si stringe intorno alla famiglia Becci. Proseguiamo con la cronaca. Momenti di paura questa mattina attorno alle 8:30 a Torricella Sicura in provincia di Teramo per uno scuolabus che ha preso fuoco mentre trasportava bambini. L'incendio si è sviluppato nel vano motore collocato nella parte anteriore dell'autobus. Per fortuna il conducente si è accorto subito del fumo, ha fermato il mezzo in località Piano Grande, ha cominciato a far scendere gli alunni con l'aiuto dell'assistente mettendoli in salvo. Le fiamme in pochi minuti poi hanno avvolto il veicolo distruggendolo e si sono estese anche ad alcune auto parcheggiate. Il fuoco è stato spento dai vigili del comando provinciale di Teramo, intervenuti anche con un autobotte. Ed ora ci occupiamo di rifiuti, cambiamo pagina. Nessuna richiesta ufficiale è arrivata in Abruzzo dal comune di Roma per il trasferimento di una parte dei rifiuti dalla capitale. Sulla vicenda che tante polemiche sta provocando in queste ore è intervenuto il sottosegretario alla giunta regionale con delega all'ambiente Mario Mazzocca. Sentiamo.
I rifiuti romani tornano terreno di scontro politico anche in Abruzzo nel pieno della campagna elettorale per le prossime elezioni di marzo. Il Movimento 5 Stelle parla di fake news sul tema smaltimento dei rifiuti capitolini in regione. Qualche consigliere regionale di maggioranza, continuano i grillini, starnazza accusando noi consiglieri regionali abruzzesi di accettare questi rifiuti solo perché provenienti da Roma, quando invece lo spostamento dipende da un accordo tra Regione Lazio e Regione Abruzzo, entrambe a guida del Partito Democratico. Forza Italia, con Mauro Febbo, chiede chiarezza rispetto alla quantità, qualità e tipologia del pattume e anche relativamente alla collocazione e lavorazione da effettuare. Accuse a 5 Stelle e Partito Democratico arrivano anche da noi con Salvini, che attraverso il coordinatore regionale Giuseppe Bellachioma afferma: se l'Abruzzo non morirà sfiatato dai rincari autostradali, lo farà per l'olezzo dell'immondizia diventando la discarica di Roma. A tutti risponde il sottosegretario alla giunta regionale con delega all'ambiente e ai rifiuti Mario Mazzocchi, che cerca di fare chiarezza sull'argomento. Diciamo, questo ulteriore supporto della Regione Abruzzo lo smentisco categoricamente, nel senso che c'è stata prima di Natale una richiesta della Regione Lazio, non del Comune. Noi non abbiamo ricevuto, almeno fino a ieri sera, né io né il governatore, non solo una nota, una lettera, ma nemmeno una telefonata da parte del Comune di Roma. Dalla Regione Lazio invece ricevemmo una richiesta di eventuale ulteriore disponibilità per circa 100 tonnellate al giorno, talché gli uffici regionali esperirono una cosiddetta indagine di mercato per vedere se in Abruzzo c'erano impianti che potessero in qualche modo ospitare rifiuti per qualità e quantità da trattare. C'è stata una risposta positiva da parte di tre impianti, Cogesa, l'Aciam e la Deco di Chieti, e adesso gli uffici stanno espletando l'istruttoria tecnica di merito. Non appena questa parte tecnica sarà definitivamente completata, ci sarà una valutazione da parte degli organi competenti dal punto di vista amministrativo, per poi rimettere la decisione finale all'esecutivo, alla giunta regionale. Quindi non stiamo sicuramente parlando né di ore né di giorni. Oltre 60 sindaci di Lazio ed Abruzzo provenienti dalle province di Roma, Rieti e L'Aquila hanno dato vita dall'alba di questa mattina a un sit-in di protesta contro il rincaro di quasi il 13% del pedaggio sulle autostrade A24 ed A25 che collegano le due regioni. L'appuntamento c'è stato al casello di Vicovaro Mandela in provincia di Roma. I primi cittadini hanno chiesto immediata sospensione degli aumenti e declassificazione del tratto urbano della Roma-L'Aquila, dalla barriera di Roma Est fino all'intersezione della tangenziale Est. Ed ora siamo al bilancio 2017 dell'attività della Polizia Postale: 5 le persone arrestate, 188 i denunciati, monitorati quasi 2000 siti internet. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Un buon bilancio quello della Polizia Postale e delle Comunicazioni Abruzzo nel 2017. Incessante è stata l'attività di contrasto alla pedopornografia online, che ha portato a numerose denunce e anche ad arresti a conclusione di impegnative attività di indagini. Rilevante è stata l'attività di prevenzione, che ha comportato un'assidua attività di monitoraggio della rete, attenzionando oltre 1900 siti internet. Grande impegno profuso anche per il contrasto al fenomeno dell'adescamento di minori online. Diversi sono stati i casi trattati, che hanno portato anche alla denuncia di numerose persone. Un aumento rispetto al 2016 si è registrato in materia di reati informatici contro la persona, come diffamazione, cyberstalking, trattamento illecito di dati personali, per i quali sono state denunciate numerosissime persone. Il comparto Abruzzo della Postale e delle Comunicazioni ha partecipato anche in ambito regionale all'attività di contrasto alla minaccia cyber svolta dal Centro Nazionale Anticrimine per la protezione delle infrastrutture critiche, attestata dal rilevante aumento del numero di alert diramati alle infrastrutture critiche nazionali, che rispetto al 2016 è quasi quintuplicato. Con riferimento al financial cybercrime, le sempre più evolute tecniche di hackeraggio attraverso l'utilizzo di malware inoculati nei sistemi informatici hanno colpito in modo massivo, dispiegando i loro effetti anche nell'ambito dei rapporti commerciali. A riguardo, il compartimento Abruzzo della Postale, oltre ad aver svolto diverse indagini che hanno portato ad indagare alcune persone autrici di queste condotte criminali, ha collaborato a livello regionale alla recente operazione internazionale denominata EMMA3, che ha visto la collaborazione di 21 paesi europei e di Europol, volta a identificare i money mules, primi destinatari delle somme provenienti da frodi informatiche e campagne di phishing.
Nel settore del cyberterrorismo, gli investigatori della Postale e Comunicazioni hanno concorso con altri organi di polizia e di intelligence alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di eversione e terrorismo a livello regionale. Nel 2017, in estrema sintesi, il compartimento Abruzzo della Postale e Comunicazione ha proceduto all'arresto di 5 persone, alla denuncia di 188 persone e al monitoraggio di oltre 1900 siti internet. Grande consenso ha riscosso la campagna Cuori Connessi, il cui evento finale si è tenuto all'Aquila. Si avvia verso la conclusione l'iter amministrativo per la costruzione di 3 nuove caserme dei carabinieri nei comuni di Loreto, Aprutino e Manoppello in provincia di Pescara e di Giulianova in provincia di Teramo. L'investimento programmato da Regione Abruzzo è di circa 3 milioni di euro. Ci sarà un'altra riunione a metà febbraio. Ci dice tutto nel servizio Vestina News. Si è tenuto questa mattina nella sede della Regione Abruzzo in Viale Bovio a Pescara un nuovo incontro alla presenza del presidente Luciano D'Alfonso, del comandante della Regione Carabinieri Abruzzo Michele Sirimarco e i sindaci dei comuni di Giulianova, Loreto Aprutino e Manoppello per la realizzazione delle nuove caserme dei carabinieri. Noi come Regione, nonostante che non siamo né l'ONU né la Catalogna, abbiamo ritenuto di sostenere per ragioni di solidarietà istituzionale queste tre città che sono anche importanti dal punto di vista della collocazione turistica dell'Abruzzo, Loreto Aprutino, Giulianova e Manoppello, per la realizzazione di questi presidi di sicurezza e di legalità. Tre caserme dei carabinieri che abbiamo finanziato con 1,5 milioni l'una, 900.000 euro l'altra e la terza con 700.000 euro. Oggi abbiamo controllato il rispetto dei passaggi della roadmap. Al 28 di febbraio avremo per tutti e tre il bando di gara, addirittura quella di Giulianova è già in anticipo poiché ha mandato il bando di gara in pubblicazione presso la centrale unica di committenza di Teramo e ci siamo divisi i compiti sulla sollecitazione per far uscire il bando di gara dal punto di vista della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dopodiché 60 giorni avremo l'impresa esecutrice dei lavori e un'impresa che impiegherà sui 400 giorni per fare le opere. È la prima volta che la Regione Abruzzo mette in campo una copertura finanziaria per realizzare caserme dei carabinieri. Accanto a questo venerdì noi avremo una iniziativa proprio qui presso la Regione col comandante generale dell'Arma dei Carabinieri poiché assumiamo impegno con l'Arma Generale dei Carabinieri, col Comando Generale per realizzare il rinnovamento delle infrastrutture tecnologiche per quanto riguarda l'autosufficienza energetica. Nel centro storico di Teramo le vendite natalizie, nonostante i saldi, non sono mai decollate. Lo afferma la Confcommercio che parla di un calo del 20% e che punta il dito sullo spopolamento della città dovuto anche e soprattutto al terremoto e alle scelte politiche sbagliate dell'amministrazione che si è appena conclusa, quella del sindaco Brucchi. Vediamo insieme il servizio di Tania Bonnici Castelli. Il commercio a Teramo fa segnare ancora una flessione negativa del meno 20%. Nonostante le feste natalizie e i saldi partiti da qualche giorno, le vendite non sono mai decollate. Spopolamento della città, un centro storico poco attrattivo per attività ludiche e il nuovo corso che non brilla per bellezza. Tutti elementi che hanno portato i consumatori a preferire la grande distribuzione. A farne le spese la città è un'intera categoria di lavoratori che lamenta scelte politiche sbagliate. Come sono andate le vendite complessivamente in questo Natale e adesso come vanno con i nuovi saldi? Ma in merito al Natale e complessivamente al mese di dicembre il centro storico, il conteggio è negativo. Quest'anno a livello generale, salvo qualche eccezione, c'è stato un ulteriore calo della media del 20% nel consumo in centro storico. Come se lo spiega? Come lo spiega? Che Teramo purtroppo a seguito sia della disamministrazione, dei provvedimenti amministrativi presi nei quinquenni precedenti che ha portato sostanzialmente allo spopolamento urbanistico della popolazione, nello stesso tempo anche a livello commerciale, favorendo la grande distribuzione in periferia, nei momenti importanti le popolazioni si concentrano più sulla grande distribuzione a consumare che nei centri storici. Per rilanciare lei che cosa consiglia? Bisogna riportare all'interno dei centri storici le attività e i servizi.
Intanto a fine gennaio il cantiere del Corso San Giorgio, dopo 2 anni di lavoro, dovrebbe chiudere battenti. Con l'ultima azione della modernissima copertura di Largo San Matteo, che fa storcere il naso a più di un teramano, l'opera di restyling è completa. Nuovo corso, si è detto che tutto e di più, io che cosa potrei aggiungere? A parte la tempistica che è stata proprio lunga, oltre 2 anni, perché ancora 2 anni li abbiamo celebrati a ottobre scorso e a gennaio ancora non sono ultimati, è ancora da ultimare qua su la famosa pensilina della benzina di Largo San Matteo, così come è stato soprannominato dalla la gente qua a Teramo. Il lavoro è certo che è meglio di come era prima, perché prima era ridotto proprio ai minimi termini, però il colore scelto e la tipologia del materiale secondo me si prevede un alto costo di manutenzione nel tempo, ma soprattutto è il tipo di colore che evidenzia le macchie e lo sporco, e pretendere che una via pubblica non si macchi e non si sporchi è impossibile. Conclusi i lavori alla sede staccata del liceo Da Vinci di Piazza Grue a Pescara, questa mattina c'è stato il taglio del nastro alla presenza dei rappresentanti del comune e della provincia, oltre che dei dirigenti scolastici. Vediamo. Ultimati i lavori per la sede distaccata del liceo Da Vinci di Pescara in Piazza Grue, Antonio Blasioli, vice sindaco del capoluogo adriatico. Oggi è una giornata importante per questi ragazzi, per questo liceo importante della nostra città, perché arriva a conclusione quest'iter iniziato qualche mese fa. Il prossimo anno questo problema non l'affronteremo più, perché l'abbiamo risolto con Piazza Grue, mettendo a disposizione uno spazio comunale, quindi vanno ringraziati anche gli assessori del comune di Pescara, va ringraziata la regione che ha messo la provvista economica a disposizione, 100.000 euro per fare i lavori, va ringraziata la ditta e il progettista che è l'architetto Nucci invece per questi bei lavori che sono stati fatti e che oggi vengono riconsegnati all'Istituto Da Vinci. È stato un lavoro importante che si è svolto anche garantendo la sicurezza degli studenti, tant'è vero che loro non hanno perso nessun giorno di lavoro, era di scuola, eravamo qui il primo giorno di scuola, siamo qui oggi al rinizio di questo nuovo anno scolastico per il 2018, prima per presentare i lavori e adesso invece per riconsegnarli. Una bella sorpresa, ce l'aspettavamo da tempo, anche perché il comune, la provincia e la regione hanno lavorato molto bene, devo dire. I tempi sono stati rispettati e i ragazzi sono potuti rientrare in una scuola sicura, calda, accogliente e possono riprendere con serenità a fare la cosa che fanno meglio, cioè imparare e crescere. Non è stato perso nessun giorno di scuola, tra l'altro, dall'inizio di settembre? Abbiamo fatto qualche sacrificio, un po' noi, un po' il comune, abbiamo lavorato con la scala antincendio, ci hanno fatto entrare da subito, è andato tutto molto bene. Ed ora siamo alla pagina dello sport, partiamo dalla Serie B e dal Pescara. Da oggi a giovedì la squadra sosterrà 4 doppie sedute consecutive per preparare il ritorno alle partite di campionato, ma a tenere banco in questi giorni è ovviamente il mercato. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Conto la rovescia per la firma di Simone Andrea Ganza, che a breve sarà un calciatore dell'Ascoli. Il giocatore, in permesso, non ha partecipato alla ripresa degli allenamenti del Delfino, in attesa dell'ufficialità del trasferimento. Entro stasera il giocatore sarà ad Ascoli, domani le visite mediche e poi la firma sul contratto con scadenza giugno 2021. Per la cessione definitiva del cartellino, il Pescara incasserà 1,8 milioni di euro, recuperando l'investimento fatto la scorsa estate. Sono ore decisive anche sul fronte Antonio Mazzotta. Il Brescia da giorni ha messo nel mirino il terzino, titolare con Zeman 20 volte in 21 partite, ma al quale il Pescara non rinnoverà il contratto che scade a giugno. Si attende un'accelerata nell'affare, così che Mazzotta potrà raggiungere Pasquale Marino, che ha portato il Brescia in ritiro a Latina per questa prima settimana post vacanze. Nelle ultime ore sta prendendo forma poi l'interesse del Crotone nei confronti di Ahmad Ben Ali. Il giocatore, ora ai box dopo l'operazione alla mano, può andare via, ma solo a condizioni vantaggiose, in particolare con l'acquisizione del cartellino. Il club pitagorico è più propenso ad un prestito. La via di mezzo può essere rappresentata da clausole che contemplino obbligo o diritto di riscatto, che però al Pescara non allettano tanto, qualora debba rinunciare ad un giocatore così quotato come Ben Ali. Situazione dunque al momento in stand-by.
Dalla lista dei partenti a sorpresa viene rimosso Emmanuel Lattelat, che resta in biancazzurro e non fa ritorno all'Atalanta. Così come resta a Pescara Nando Del Sole, che proseguirà il suo percorso di crescita in riva all'Adriatico, percorso che per il giocatore, ora di proprietà della Juventus, si è in parte arrestato dopo un avvio folgorante. Formalizzate le uscite, il Pescara potrà effettuare le prime operazioni in entrata, quella più prossima alla chiusura è per il difensore Andrew Gravion, strada in discesa se il franco guadalupense tornerà all'Inter, che a sua volta lo girerà al Pescara, e poi si attende la stretta finale per Carlo Sembalo del Palermo. Il Brescia ne sogna il ritorno, ma il Pescara ha il gradimento del giocatore del suo entourage. Intanto quello che si è chiuso è stato un fine settimana luttuoso per il Pescara, per via della scomparsa del presidente della neonata Camera di Commercio di Chieti Pescara, Daniele Becci, tifosissimo dei colori biancazzurri. Dolore e cordoglio espressi dal presidente Sebastiani e da tutta la Delfino Pescara per un uomo che, tra le altre cose, aveva dato impulso recentemente al progetto del nuovo stadio e all'apertura verso la frontiera cinese. E poi per la morte di Antonio Valentino Angelillo, l'allenatore della seconda promozione in Serie A del Pescara, nella stagione 78-79, rimasta ancora di più nella storia per l'esodo dei 40.000 tifosi biancazzurri che sostennero la squadra nello spareggio di Bologna, nel quale il Monza cadde sotto i colpi di Pavone e Nobili. Scendiamo di categoria, Serie C adesso. Si apre una settimana intensa di lavoro per il Teramo, oggi doppia seduta per i biancorossi che domani pomeriggio invece sosterranno al Bonolis un'amichevole con il Pescara Primavera allenato da Massimo Epifani, mercoledì altra doppia seduta e giovedì nuovo test amichevole contro un avversario ancora da definire. L'allenatore Asta prepara così la seconda parte della stagione, la prima gara dell'anno contro il Vicenza in casa il prossimo 20 gennaio. Intanto ancora tutto fermo in tema calciomercato, il Teramo attende di formalizzare le prime uscite, oltre a Diallo e Paolucci che faranno ritorno al Pescara è possibile la partenza di Foggia, sul quale c'è l'interesse della Sicula Leonzio, ma serve un'offerta concreta. Sul fronte entrate, tra i profili vagliati, piace il trequartista del Taranto Leonardo Taurino. Ed ora siamo alla Serie D, la prima domenica del 2018, una vera e propria giornataccia per la Vastese che crolla in casa sotto i colpi del San Marino, un 0-4 che non ammette alibi per la squadra di Colavitto, un KO da cancellare subito in vista del derby di domenica prossima al Dei Marsi contro l'Avezzano. Paolo Renzetti. Inizio di 2018 peggiore proprio non poteva esserci per la Vastese, che crolla all'Aragona al cospetto di un San Marino in giornata di grazia e vittorioso con merito a cospetto di una squadra a dir poco spenta. Un pomeriggio da dimenticare per Camerlengo e compagni dopo un girone di andata da 10 e lode. Può sicuramente starci con il terzo posto che resta saldamente in mano alla squadra di Colavitto, attesa domenica prossima dal derby del Dei Marsi di Avezzano, dove i tifosi aragonesi vorranno però vedere una squadra diversa da quella scelta in campo questo pomeriggio. Senza gli infortunati Viscardi e Cherillo, il tecnico di casa schiera la Vastese con il consueto 4-3-3. In campo dal primo minuto Iarocci al centro della difesa in coppia con Amelio. Nel San Marino del neotecnico Medri tanti volti noti e giocatori con un recente passato tra i professionisti come Pestrin e Ceccarelli. Gioca anche l'ex Varese Parma Longobardi. Panchina per Miglietta, non al meglio e che entrerà solo nella ripresa. Avvio di contese equilibrato con le due squadre molto guardinghe. Al 14esimo Amelio perde palla sulla tre quarti ospite, lanciando così involontariamente il contropiede sammarinese, concluso da un tiro al lato di 5. Il San Marino, ben messo in campo dal tecnico ospite, concede pochi spazi alla formazione abruzzese. Al 21esimo si rivede proprio la squadra biancazzurra con un colpo di testa centrale da buona posizione di Bugaro, che non crea problemi a Camerlengo, che però un minuto dopo sulla conclusione secca di Ceccarelli non può nulla con il San Marino che trova il vantaggio. La squadra ospite più propositiva dei locali, che rischiano poi anche al 24esimo quando Longobardi tira alto dall'interno dell'area aragonese. La Vastese mai pericolosa cerca di scuotersi, incontrando però evidenti difficoltà nella costruzione del gioco e anche nelle finalizzazioni. Il tabellino della gara vede ancora un'occasione ospite con un tiro di Longobardi che fa correre un brivido al portiere di casa. Per la Vastese più
piove sul bagnato perché al 43esimo il severo Pascariello di Lecce manda anzitempo negli spogliatoi Iodice per doppio giallo con la squadra di Colavitto, costretta così a giocare tutto il secondo tempo in 10 uomini. Al 46esimo arriva la prima vera occasione dei padroni di casa, ma fall, dice no alla conclusione velenosa di Pizzutelli. La ripresa si apre peggio di come si era chiuso il primo tempo per la Vastese, con il raddoppio ospite di Bugaro al primo minuto in contropiede e poco dopo il tris firmato da 5 con la squadra abruzzese tutta proiettata in avanti. Una mazzata tremenda per i biancorossi di casa, che in 10 avrebbero bisogno di più di un miracolo per riaprire la gara, che invece non regala molte emozioni, con gli ospiti a controllare il match che vede al 13esimo un colpo di testa al lato di Leonetti e poi noia e sbadigli. Al 19esimo ci riprova la squadra di casa con una bella punizione di Fiore, a cui Fall dice ancora no. Poi al 37esimo arriva il poker ospite con 5 che segna così una doppietta, facendo partire i titoli di coda del match, che termina con il successo degli ospiti per 4-0 e la seconda sconfitta interna stagionale dei biancorossi, che all'Aragona avevano perso solo ad inizio di stagione con la capolista Matelica. Due volte in vantaggio, l'Avezzano non riesce ad espugnare il campo della Jesina. Al Carotti finisce 2-2, ma i marsicani devono fare mea culpa per non aver portato a casa l'intera posta. Sentiamo Andrea Costantini. L'Avezzano resta in clima natalizio e nella prima del 2018 regala 2 gol e un pareggio alla Jesina. 2-2 al Carotti, con i marsicani incapaci di gestire due situazioni di vantaggio e la superiorità numerica negli ultimi minuti. Jesina brava a restare sempre in partita e a portare a casa un punto che fa morale e in parte classifica. Il tecnico marsicano Giampaolo è privo di Persia, Crassi, lo squalificato Menna, c'è Tariuk al centro della difesa, mentre Bisegna affianca Bianciardi in mediana nel classico 4-4-1-1 molto offensivo. Nella Jesina, seconda panchina per il neotecnico, il rosetano Daniele Di Donato, che lascia in panchina Trudo e vara un 4-3-3 con Carotti in regia e l'ex Atria e Celano Valdés nel tridente con Camerucci e Pierandrei. Proprio di quest'ultimo la prima conclusione al terzo minuto, pochi minuti di rodaggio e l'Avezzano prende in mano le redini del gioco. Tavoni con un colpo di reni sventa il tiro cross di Pellecchia e poi blocca al nono il sinistro centrale di Cerone. Deramo è attivissimo, reclama un rigore al 12esimo, poi al 14esimo viene atterrato da Cameruccio, che si prende anche l'ammonizione, punizione calciata da Cerone. Tavoni respinge corto e Tariuk in posizione di centravanti insacca il vantaggio marsicano 0-1. Sembra tutto facile per la squadra di Giampaolo. Dos Santos sparacchia dal limite, quindi al 20esimo si riaccende Deramo, che pennella alla sua maniera e per un soffio non trova un gol capolavoro. Il primo tempo dell'Avezzano finisce qui, la Jesina si mette in partita e con Cameruccio al 24esimo trova il pareggio, che viene annullato per la posizione di fuorigioco attiva di Pierandrei, che non tocca ma il suo movimento inganna Lombardi. Ultima parte del primo tempo molto spezzettata e i marsicani faticano a digerire questo tipo di gara. Al 42esimo Parasecoli alza troppo la mira al culmine di un'azione di ripartenza Leoncella, che fa calare il sipario sulla prima frazione. La seconda si riapre con un cambio ordinato da Di Donato, Trudo al posto di Sassaroli e Cameruccio portato esterno basso. E soprattutto si riapre col pareggio della Jesina. Lombardo potrebbe sbrogliare, invece continua a portare palla. Pierandrei gli soffia la sfera e batte agevolmente Lombardi. 1-1. E inerzia della partita decisamente cambiata, tanto che al terzo minuto lo stesso Pierandrei per poco non ribalta il risultato. Il palo gli nega il gol del 2-1. Ci prova anche Trudo all'ottavo, tiro secco ma centrale, blocca Lombardi. Al 12esimo momenti di tensione in campo, quando Pellecchia tira dal limite con un giocatore di casa, Zannini, che era a terra. L'esterno marsicano viene attorniato dai giocatori jesini, poi torna la calma senza l'uso dei cartellini da parte di Vogliacco di Bari. Nel momento di massima difficoltà però, proprio Pellecchia al 19esimo ispira l'azione del nuovo vantaggio dell'Avezzano. Serve un pallone per Besana in sovrapposizione, cross basso per Deramo che sbuca dalla parte opposta e gonfia la rete, difesa da Tavoni. 1-2 e sesto gol per il gioiellino biancoverde. L'Avezzano torna in controllo, anche Pellecchia ispiratissimo e un suo spunto al 34esimo causa il secondo giallo per Parasecoli, la cui espulsione lascia in 10 la Jesina. Cerone calcia alto la seguente punizione, ancora Pellecchia al 40esimo, botta mancina alta di un soffio. L'Avezzano è in totale controllo delle operazioni, ma Tariuk al 90esimo la combina grossa, secondo regalo che la Jesina scarta. Trudo serve Pierandrei, che di potenza scarica il 2-2 che fa esplodere il Carotti.
e non è finita, perché l'Aesina prova nel recupero ad approfittare di uno sbandamento dell'Avezzano che dal canto suo all'ultima azione ha con Acatullo il match point, salva Tavoni e per il centravanti c'è il cartellino giallo per simulazione. Finisce 2-2, premiata la prestazione gagliarda dell'Aesina, all'Avezzano non resta che fare un grosso mea culpa. L'impresa della 18ª giornata per quanto riguarda le squadre abruzzesi l'ha fatta il Pineto, che ha battuto sul proprio campo la capolista Matelica. Vediamo il servizio di Roberta Di Sante. Il miglior Pineto nel momento più importante. Inizio col botto per la formazione adriatica che alla prima del 2018 batte la capolista Matelica, costringendola alla prima sconfitta lontano dalle mura amiche. Nonostante i problemi di formazione, alla squalifica di Capitan Pomante si aggiungono gli infortuni pesantissimi di Zane e Pezzotti. La prova è da grande squadra, con Marianeschi all'esordio stagionale e Mariani sugli scudi. Chiozzo, con Meneghello squalificato, piazza lo Sicco in cabina di regia per poi affidarsi alle solite intuizioni di Gabbianelli, coadiuvato sugli esterni da Tonelli e Oliveira a supporto di Bomber Magrassi, che al quarto prova subito ad impegnare Mazzocchetti, ma la conclusione debole è preda dell'estremo locale. Un minuto più tardi ancora il centravanti raccoglie in spaccata il cross di Oliveira, ma la sfera è al lato. La risposta pinetese non tarda ad arrivare. Al settimo Ciarcelluti se ne va sulla destra e mette in mezzo per Esposito con la retroguardia che in affanno si salva in corner. Ma l'occasione che ha del clamoroso è quella che capita al 18esimo sui piedi di Mariani, che al volo da due passi spedisce fuori la punizione di Marianeschi. Il Matelica non è quello delle ultime giornate e il Pineto cerca di mettere in difficoltà la retroguardia meno battuta del girone, attaccando alto con grande agonismo. È il preludio al vantaggio locale che arriva al 23esimo. Ancora una punizione di Marianeschi in area, Ciarcelluti viene messo giù e il direttore di gara De Giralmo indica il dischetto. Mariani si fa deviare la conclusione sul palo da Cherezovic, ma la sfera arriva a Ciarcelluti che in diagonale insacca l'angolino per l'1-0. La reazione del Matelica è fatta soprattutto di pressione e possesso palla, ma non riesce a pungere la squadra di Chiozzo, che ci prova da fuori al 28esimo con Malagò, ma Mazzocchetti è attento e al 32esimo rischia di incassare anche la seconda rete, ma Tomassini, sbilanciato, impatta alto. Break del Matelica al 37esimo, ancora sull'asse Oliveira Magrassi, ma sulla girata si immola Orlando. Ultimo sussulto del primo tempo, il contropiede di Mariani, che fa tutto bene salvo farsi ipnotizzare da Cherezovic. Nella ripresa in avvio il Matelica alza il baricentro e schiaccia gli abruzzesi nella propria metà campo nel tentativo di recuperare il risultato. Al decimo Magrassi si porta spastorlando sulla destra, ma da posizione defilata calcia alto. Al 23esimo il neo entrato a rilevare Tonelli Angelilli prova in diagonale, ma la sfera è fuori. Il Matelica ora continua a insistere, ma il Pineto controlla con ordine e autorevolezza la partita senza alcun timore reverenziale. Al 40esimo Amaulo effettua un doppio cambio, Veroni per l'infortunato Fiumara costretto in ospedale a fine partita e Gragnoli per Tomassini. E proprio per un fallo su Gragnoli al 43esimo Cuccato viene prima ammonito e poi espulso per proteste, lasciando i suoi in 10 negli ultimi minuti di una gara in cui non accadrà più nulla. Il Pineto può così festeggiare la prima vittoria del 2018 e l'aggancio alla zona playoff. Con la prima sconfitta esterna del Matelica e la vittoria della Vispesaro si riapre invece un campionato avvincente che regalerà ancora grandi emozioni. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo che i servizi sono disponibili sia sul nostro profilo YouTube che sulla pagina www.tv6.it. Grazie ancora e buon proseguimento con la nostra programmazione.